Quello che state per vedere è un video di pesca a fondo o surf casting, che è una tecnica che io pratico sin da quando ero bambino, ma mai in maniera seria, mai in maniera professionale. Con Francesco soprattutto ci divertiamo nel periodo primaverile estivo a prendere mormore orate e con l'altro Francesco soprattutto d'inverno a caccia di gronghi quando non c'è niente di meglio da fare. Questa che state per vedere è una raccolta di pescate sin dal 2014. Fino ad oggi, fino a questo inverno, nel mezzo ci sono pescate fatte appunto in autunno, estate, inverno, anche il compleanno di Giacomo di 2 anni fa e spero che questo vi piaccia. Buona visione! Tu ce la fai, non usci mai? Dipende da quando si muove. Vuoi lo straccio? Per pulirti le mani. Guarda, è buono come innesco, eh? Porco, giro 7 di serra con questo. Diciamo 10 like per ogni anno che compio, 27 anni, quindi 270 iscritti più al canale. Ah, iscritti, va bene. Il nostro regalo di compleanno, questo non funziona. È una cosa che tu non ti saresti mai comprato. Il topastro della Savage! Che figata! È una cosa che tu non ti saresti mai comprato, mai. Però una volta che ce l'hai due lanci, ce li fai. Pure, dai, non è particolare, ricambio. Un topetto finto. Un topetto finto Pelucci. Fa impressione. Vabbè, perché gli piace il topo. Grazie. Oh. Oh, io li lascerei un attimo in intimità. Sembra vero. No, è rigida, non è di gomma. No, no, è rigido, però. No, le zampine sono fatte proprio bene. Dai, è bello anche solo avercelo. Eccola, mi ha mangiato. Sulla cozza killer. Non ci posso credere. Ferra. C'è. No, non c'è. La triglia sulla cozza. Beh, è un inizio, no? È un inizio, è un inizio. C'è. Eccolo. È una triglia. Triglia. Questa è triglia. Vabbè. Triglia su quorum, questa è. C'è? Sì. No, sulla cosa, sulla cozza. Bella cazzo!
Sì, mormoretta. Pure le mormore ci mangiano sulle cozze, Bella. Mormora per Luca, che pescava il coreano. Ce l'ho, ragazzi. È decente, Mormora. Mormora. Decente. Ragazzi, con una canna da traina ho preso un grongo. Chiamalo Bruno. Un gronghetto. Altro grongo. Sì. A te piace, Lu? Come te piace, scusa? Con, stavolta non con la canna da traina, eh. Sei un parente, io te lo offendo. Ovviamente da rilascio, eh. Me lo slami tu, Fra? Guarda, con la birra. Plus. Release. Altro grongo con la canna da traina. Stai iniziando ad essere veramente... Oh, quanto è bello prendere gronghi con le canne da traina. Notate la Mohammed. Nyamerden. Andato. Solita montatura. Piombo non scorrevole. Finale 0,60. Amo Aberdeen. Shimano, Francesco. E si prendono i gronghi. Attenzione, Andrea potrebbe avere l'ennesimo gronchi in canna. C'è pesce. Vai, buono. Pesce in canna. Pesce! Finalmente un pesce! Oh! Beh! Gronchi. Adesso iniziamo a definirlo gronco. Conger conger! Dopo tre gronghi piccoli arriva un bel grongone. Un gronghetto. Sette etti. Sì. Ci sta. Oggi vince chi prende il grongo più grande. Quindi non si fa il numero, ma si fa la taglia. Il big. Siamo arrivati al molo. Questo è lo spot di Fra che conosce bene. Pescheremo qui davanti alla ricerca del conger, dei grossi gronghi che vivono qua e che vengono fuori dopo le mareggiate. C'è stata una bella mareggiata tra ieri e oggi e si sta calmando, quindi speriamo di prenderlo. Pescheremo di notte. Allora, pescheremo con due canne a testa, là ci sono i tre piedi, mio e di Fra, e poi un filaccione a testa. I filaccioni sono questi qua, sono praticamente dei semplici fili con il piombo, con una togna, che lanciamo sotto il molo e aspettiamo che mangi il nostro target, che è il grongo. Tanto qui c'è un altro... Io così lo innesco. Ah, sul filaccione sì. Vado con la calata del filaccione. No, sotto di me. Lo fermiamo così, come se fosse una nave, perché mangerà un grongo di 10 kg. Immagini, vediamo a un certo punto la bitta che va in acqua. Fino a 100 litri, quindi... Lanciamo. Che bella la pesca al grongo, ragazzi. La pesca invernale al grongo è qualcosa di ignorantissimo, ma una figata. Qua. Vedo che tirava due volte. Eccolo, eccolo. Ce l'hai? Sì, tanto di sì. Ma è piccolissimo. Eccolo! First fish! Beh, piccolissimo, sì, vabbè. Va bene. Questi sono i pesci che cerchiamo stasera. Questo è un grongo di quanto? 50 centimetri? Però non conta il numero stasera, conta solo la taglia. Guarda Fra che c'ha le scimmiette, che quando vanno su significa che ha mangiato. Intanto mangiamo. Piccola sta nave. Una barchetta che ci è venuta a trovare e non sa che qua sotto ci stanno i mostri, i gronghi. No! Una cozza ci sta attaccata. Cioè, ho preso una cozza.
Ah, eccolo, la Madonna. Beh, non è piccolo però, eh. È un bel grongaccio. Guarda che bestia. Qui andiamo un po' più sopra il chilo, secondo me, eh. Bello. Peso? Un chilo tondo tondo. Un chilo? Un chilo. Un chilo. Beh, beh, bel pesce. C'è, ecco. Però ho mangiato lontano. Eh? Ottimo. Dai, magari è una spigola. Baby Gronks! Tiralo fuori, tiralo fuori. Incocciato. Oh, però ho preso. Scappotto. Eccolo il big grongo. Quasi un'anguilla questa, eh. Vai. Andiamo, cazzo. E niente, questa sfida l'ha vinta Fra, che ha preso il grongo più grosso. Ah, è diventato cieco. Però ci sarà la rivincita, vero? No. Non è un grongo. Sì, invece. Una vannotto. Yeah! No, è cascato il coso? Sì, yeah!